Grazie Presidente, illustro con soddisfazione, con grande piacere questa proposta alla quale abbiamo lavorato tanto in Commissione Sport e che va a proporre degli interventi destinati agli impianti sportivi comunali e ai loro concessionari per affrontare al meglio l'emergenza che il paese, che tutto il mondo è chiamato appunto ad affrontare e a superare e che ha arrecato i disagi, i danni sotto tutti i punti di vista sociali, economici, che non sto, sui quali ovviamente non mi sto a soffermare. Andiamo quindi direttamente ai contenuti della delibera che tento di illustrare sinteticamente. E in sostanza ci sono quattro grandi categorie di interventi che andiamo ad affrontare con questo provvedimento. Il primo riguarda gli interventi temporanei che sono necessari a mettere i gestori delle strutture sportive nelle condizioni di poter continuare a offrire il servizio in condizioni di sicurezza. E quindi sono tutti quegli interventi strettamente connessi ai protocolli sanitari che sono stati elaborati dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e che servono appunto a dare la possibilità all'interno delle strutture sportive di poter continuare a fare sport nella massima sicurezza. E quindi prevedendo distanziamenti sociali, prevedendo tutta una serie di interventi che necessitano in pratica di spazi più aperti e maggiori distanze. E quindi appunto andiamo a prevedere interventi che sono finalizzati ad esempio alla realizzazione di spogliatoi temporanei, perché ahi noi purtroppo gli spogliatoi misurati agli standard pre-Covid non sono sufficienti per poter accogliere tutti gli utenti delle strutture sportive, oppure delle coperture temporanee per poter utilizzare gli spazi all'aperto e dunque fare attività all'esterno, oppure locali per la segreteria, perché comunque tutte le attività amministrative degli impianti devono continuare ad essere svolte, anche chi vi lavora deve poter avere degli spazi minimi. Sento dei rumori. Ok, e quindi questa è la prima tipologia di interventi che sono previsti nella delibera. La seconda tipologia di interventi riguarda invece quelli più strutturali e appunto dicevo, nonostante questa proposta arriva con ritardo rispetto a quanto speravamo, questo però ci ha dato la possibilità di modificarla ulteriormente. Preso atto che, ahi noi, purtroppo nell'emergenza ci siamo ancora pienamente immersi, questa seconda tipologia di interventi dà la possibilità ai gestori delle strutture sportive di apportare delle migliorie e delle variazioni anche all'interno delle superfici che sono utilizzate, che fanno parte della concessione e, per fare un esempio molto semplice e comprensibile a tutti, magari prevedere al posto di determinate attività sportive delle altre che hanno meno problemi per quanto riguarda appunto il distanziamento sociale, gli sport di contatto, eccetera. Tutti questi provvedimenti, tra l'altro, ci tengo a sottolinearlo, potranno essere non solo provvisori come gli interventi previsti, ecco, per fronteggiare queste condizioni temporanee, ma potranno essere mantenuti e appunto migliorare strutturalmente le strutture di proprietà del comune e quindi introducendo delle discipline sportive nuove che magari sono maggiormente apprezzate anche dall'utenza, quindi ovviamente con vantaggi per il gestore, per l'ente proprietario e in primis più importante di tutti per gli utenti. Ci sono infine il terzo provvedimento riguarda recepiamo a livello comunale quanto è già stato stabilito a livello nazionale, quindi con DPCM che è stato convertito in legge a luglio e che prevede
per le concessioni in essere la possibilità di presentare istanza ed avere una proroga fino a un massimo di 3 anni, presentando ovviamente il piano economico-finanziario e quindi la dimostrazione delle mancate entrate o dei maggiori costi direttamente connessi alla crisi che stiamo vivendo, con la possibilità ovviamente per tutti gli altri di presentare progetti, proposte di partenariato pubblico-privato e tutto ciò che era già previsto dal regolamento comunale. Infine, un'ultima tipologia di interventi riguarda la promozione sportiva e in particolare la proroga dei termini previsti dall'attuale regolamento che ecco, prevede il sostegno alle attività sportive e agli eventi finalizzati alla promozione della pratica sportiva che, ahinoi, purtroppo in gran parte dei casi si sono cancellati, rinviati o annullati. Quindi l'obiettivo con questa proroga è consentire per il dare ulteriori mesi di tempo per sfruttare, ecco, i fondi presenti nel bilancio di Roma Capitale e non lasciarli andare in economia e provare ad organizzare eventi sportivi anche con il supporto delle federazioni e degli enti promozione sportiva, appunto avendo la possibilità di utilizzare anche gli ultimi mesi dell'anno in corso e prorogando i termini ovviamente anche per gli eventi che si svolgeranno nel 2021. In breve sintesi, ecco, ho cercato di riassumere il tutto il più rapidamente possibile, quindi poi interverrò successivamente sugli emendamenti più significativi. Per ora mi fermo qui, grazie.